20 febbraio 1816. Termina fra i fischi la prima rappresentazione al Teatro di Torre Argentina a Roma dell'opera lirica Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Probabilmente la contestazione dello spettacolo viene dai seguaci di Giovanni Paisiello, il musicista ancora vivente, che aveva messo in scena la stessa opera nel 1782. Il fiasco della prima verrà ampiamente riscattato dal successo delle repliche e l'opera di Rossini finirà presto per oscurare la precedente versione. Sai gentile che insensibile sottile leggermente dolcemente incomincia sussurrar piano piano terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va scorrendo, barronzando, barronzando, nelle orecchie della gente, si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il buono la tempesta che nel sen della foresta va fischiando, brontolando e ti fa d'orror gelar. Alla fin tra bocche scoppia, si propaga e si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone, come un colpo di cannone. Un tremoto, un temporale che fa l'aria rimbombare. Un tremoto, un temporale che fa l'aria rimbombare.